Ben ritrovati con Training Grounds, la nostra rubrica di partite giocate non in live, che pubblichiamo in maniera regolare quando non riusciamo a portarvi una partita in live. In questa fosa estate vogliamo portarvi una partita dove gli Iron Warrior del Baffo affronteranno gli Eldari di Sergoles. Andiamo con le liste. Gli Iron Warriors scendono con l'istaccamento dei patti demoniaci, con Cypher, un maestro esecuzioni con una reliquia, un sacerdote Terminator, due Warsmith, di cui uno Warlord, entrambi con due reliquie, due unità da 10 cultisti, 10 legionari, un Land Raider, 3 Forgefiend, un Hellbrute, due unità di Raptor da 5, infine un Venom Crawler. Dall'altra parte, gli Eldari portano il loro attuale unico distaccamento con l'autarca Wayleaver, con le gemme della Fenice, l'Avatar di Kane, il Death Jester con il Fate Messenger come enhancement, un Farseer a piedi, un Farseer su moto, un Warlock su moto, 10 guardiani difensori, un Falcon, 5 dragoni del fuoco, 2 prismi di fuoco, un'unità da 5 di falchi, 2 unità da 5 di ragni e infine un'unità da 6 moto. Ora vi lascio alla partita. Praticamente con questo arrivi sul, puoi arrivare fin o contro l'obiettivo. Di là qua in teoria non dovresti riuscire a vedermi. Niente, finirò così il mio turno in tristezza e mestizia. Perché se non ti posso vedere niente, io non posso fare niente. Quindi scarterò Red Denial, se chiudo Man's Land faccio 2 punti. Ho finito il turno proprio? Posso sparare qualcosa? Non so, chiedevo. Io mi sono fatto la lista da tiro e non c'è nulla che posso sparare. Anche io sono un po' più da tiro che altro, quindi mischia, non c'è. Quindi Area Denial l'hai fatto no, da. No, Area Denial no, scusami. Se chiudo Man's Land faccio 2 punti perché controllo un obiettivo solo. Potevo arrivare al secondo, ma giocavo un Venom Crawler così a cazzo. Quindi Area Denial l'hai scartata, SQ No Man's piccolo. Bene, quindi dite che è il turno mio? Quindi tu prendi un CP in più. Perché Sì, io ho 3 CP, tu ne hai 2. tre? 3 perché sei cioè, l'autarca. No, tu perché tre? Perché ho un punto comando mia fase di comando, tua fase di comando, scartato le mie Ah, in 3. quel senso. Sì, col tuo turno arrivo a 3 punti comando. Fase comando. Ti ritiro in missione? 3 punticini, missione. Locust Sì. e Cleanse, orribile. Può essere. Quindi io devo prendere quell'obiettivo là sostanzialmente. Allora, Locus devi fare un'azione o nella mezza di schieramento Al centro. o al centro. E Cleanse hai due. Ah, il Cleaned. Esatto, puoi fare uno o più Ma azioni. vale anche il mio solo nelle zone nel No Non Man's nella Land? tua zona di È il No Man's schieramento. Land. No, varrebbe anche il mio schieramento, non il tuo schieramento. Sì, non nella mia. A fine tuo turno, perdonami, mi ero distratto dalla regia, questi tornano su. Me l'aspettavo, quindi in realtà volevo anche ricordartelo, poi non ci ho pensato. No, è che il traffico qua. Sì. Allora, fatto questo. Fase di comando, abbiamo preso i cipini, abbiamo visto le missioni che sono proprio brutte, però, ragazzi. Puoi spendere un punto comando e girarne una. Le puoi fare più volte a turno, c'è più volte a partita adesso. Perché sennò potrei fare il locus nella zona avversaria. Allora, beh, in effetti ti ho lasciato un po' di spazio qua dietro, ma è proprio un angolino. 5 basette 25 ci sta. Probabilmente sì. Però dopo sono morto. Non fosse neanche tantissimo in realtà per come sono messi là, eh. Sì, perché dopo mi giro con questi. Beh, però ti giri, vai via e non vieni avanti, quindi mi sta anche bene in realtà. Ma tutto così era su 4 rap del cazzo. E il cleanse invece dovrei farlo là. Vabbè, li teniamo, vediamo cosa succede. Sì, Prossimo momento. vai. Allora, vediamo se. Perfetto. Meraviglioso. Proprio quello che avevo. Allora, muoviamo ste moto. Muovi ste moto. Come
Pip. Pip. Lui si muove di 14, farà la sua miracolosa azione. Oh, ok. Sappi solo che io posso spendere un punto comando e entrarti in mischia. Non ho capito. Tu finisci il movimento là. Io spendo un punto comando. Mi muovo di 6 pollici. Scusa. Sì. Posso fare fino a 6 pollici in movimento e devo finire il più vicino possibile. Sono andato a guardarmi cosa vuol dire as close as possible. Contatto di cosetta. Quindi tu finisci il movimento là. C'è scritto con lo stratagemma che puoi entrare in engagement range e allora non puoi farlo. Sì, perché dopo sono andato a guardarmi cosa dice sul... Perché questo mi dice as close as possible. Sì, questo curioso. Questo è il trafiletto del coso. Vediamo. As close as possible. È un po' barbino, l'ho scritto un po'... Sì, beh, normal move, scusa, as possible. Tutto questo se io finisco entro 9 da te, quindi sicuro. Da capire, intanto muovo il resto, intanto che risolviamo, al caso si ragiona diversamente. Ah sì, bravo, il dado destino. Cosa, non tiriamo i 6 dadi destino? 7 perché anche 4, 5, 6. Intanto i 6? Perché questi li posso ripetere, quell'altro no. Ok, la carta di 6. Teniamoci. Ok. Questo era un 6. Allora, prendiamo i bianchi, quindi abbiamo 3, 3, 2, 5, 6. Yeah. Un dado che si genera nella fase comando, un altro 3. Ora, e adesso sono già più tranquillo. Dopodiché tireremo meno uno essere feriti. Pa, pa, pa. Sul prisma. No. Parte. In realtà loro non posso entrare in distanza di ingaggio. Altre cose. Devo non capire ci un attimo sono. Bene come funziona sto strategia. Posso muovere più vicino possibile, ma non in distanza. Ok. Più che altro è quel normal move, no? Che è un po' in cassa. È quello proprio il casino, un po'. Perché effetti il trafiletto close as possible ti dice che non puoi ignorare gli altri restrizioni. Quello è. Essendo un normal move, sì, e fanno le aspetto guardie avanzano. Sì. Lente e inesorabili. Più lente che inesorabili. Yeah. Vabbè, mi sparerai al non crawler, potenza. Speriamo non esploda. Vediamo, muria, vediamo. Tutto può succedere. Muria, che esploda, esatto, sono d'accordo. Tanto fa tipo... Ma no. Questo si butta qua. Continua a non vedere niente, però intanto si porta in posizione. Sì, io penso di poterlo vedere. Dove l'hai messo tu? Dopo, quando ti sposti? Sì. Solo con un... Ah, questo è laser, sta roba? Sì. Potrebbe essere un po' una rogna. Potrebbe. Niente, teniamolo indietro ancora un turnino, vediamo che succede. Saperlo prima che guarda, cioè sapere prima che ti avevo dato così, prendevo veramente di guardare di nuovo. A questo punto ero a metà campo e dire, muovi, dopo che vediamo. Intanto questi qua hanno almeno uno si è ferito adesso, mettiamoci i cipollini. Hai fatto su di loro il potere? Sì, sì. Ok. Forse non l'ho tirato però. Sì, non l'ho tirato nessun dado. Fatto. A posto. Ok, il Death Jester in questo momento anche lui non è che farà grandi cose. Perché effettivamente io devo andare. Boh, quello farà l'azione là e siamo e abbiamo capito. Sì. Il prisma. Ci serve ancora qualcosa che faccio un'azione a metà campo. Ma in realtà Cleans mi basta uno. Anzi, no, per fare il piccolo. Per far sì, per poi. Il Locus faremo là e via. E pace. Scritti così. Che questo bel Death Jester ma però mai voglia. Vabbè, si è spostato giusto un pochino indietro per non rischiare che succedano cose buffe. Ci sta?
ti muovi di? Sono lenti, sono da tiri. Quindi 20 non sostanzialmente. Devo andare da qualche parte. E l'Endrider di? 10. 10 e sbarchi. 10 sbarco 10, e dopo 13, posso caricare perché è l'Endrider. 13, 20. Sono più che 7. Arrivo con una carica di 12. Il gesto è proprio, ti ignoro e mi metto qua. Se proprio vuoi, vieni in avanti con questi. Loro muovono 12 su infanteria. Mi sei fastidioso, mettiamoli qua. Però a questo punto, muovono di 12. Sì. Non posso avanzare a caricare in nessuna maniera perché non è un distaccamento da mischia. Mettiamolo qua. Poi i ragni attivano il jetapacco? Sì. No, non lo attivano ancora. Aspettiamo un turnino. Ci mettiamo giusto qua, bordino. Sì. Hop, hop. Prendiamo un po' di pollicini per il turno dopo. L'avatar si sposta un pochino avanti. Sì. Farsi si sposta anche lui un pochino. Sì. L'ho fatto, quello stanno bene dove stanno, lui farà l'azione del cleanse, fine fase di movimento, buttiamo giù i falchetti, due punti. Poi metto un po' di dadi qua. No, quattro punti. Guarda, poi subito... Di cleanse, sono... Scusa. No, no cleanse, per il locus. Ah, non so dove ci stai. Vediamo. Perché io sono furbo e mi sono messo la basetta a 28, quando in realtà era già la basetta da 25 euro. Però mi sono portato avanti quel lavoro. Visto che ormai sarà la basetta razziale la 28. Sì, sono d'accordo. Pronta esatta per 5 vasette di quel tipo. Vabbè. Sono 4 punti regalati così. Bene, loro ci fanno l'azione, per... lui fa l'azione qui. Sì. E andiamo alla fase di sparacchiamento. Fase di sparacchiamento. Ho fatto? Sì. Fase di sparacchiamento. E... Ritornami quel... Non trovo. Questi sparacchiano lì. Loro possono prendere un... Possono scegliere di quelle tali sostenuti cosa? No, loro hanno sostenuto uno di base, sì, col canone Shuriken, e lui si, gli dà l'abilità di ignore cover o stealth. Okay. In questo momento ha ignore cover, okay. Non cambia granché, ma insomma. Adesso 2, 4, 2, 3. Perché avresti cover con questi, dici? Sono d'accordo. Allora spariamo con l'ignore cover. Questo qua stava bene lì, quello a posto, questi qua non ti vedono, ma è impossibile. Sì, certo, colpi per almeno non ripeti tutto per colpire. No, ripeto solo gli uno però. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 3. Altre ripeto gli uno. Sì. Un sostenuto c'è. Un 1. Sì. Che resta uno. Ok. Un sostenuto. Questi non vanno, questo non va. Perisce 5. Questo ho messo per il sostenuto. Sì. Forza 6. 39. 2, 3, uno lo ripeto. Presilder? Sì, non va. 3, meno 1, meno 1, 2 danni. Quindi al 4. Vai. Mitiche. 2, 4, 6. Sì. Quindi rimane con 3 ferite. Sì, un dadino bianco. Questo è per? No, ho tirato un dadino. Uso 2 cipini, mi muovo dopo aver sparato. Sì, perché tu sei un Eldar. Sì. Che non è la tua fase di movimento, è ricarica. Sto pensando di fare una bruce, ma non posso. No. Toccherò a correre dietro, eh. Scappate, giovane moto, scappate. Brii. 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 Oh, il veggente funziona una volta per round, in qualunque fase puoi cambiare un... Un dado fatto, una volta per turno, sì. Sì, una volta per turno, però. Sì, una volta per turno in qualsiasi fase. Sì, 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 sì.
Confermo. Una volta per turno posso utilizzare un dado fatto, diventa. Allora, detto questo, il cleans lo facciamo piccolo da due, perché altre cose da sparare non abbiamo, perché loro fanno l'azione. L'establish ce l'abbiamo fatto nella zona di schieramento dell'avversario. Allora. Quindi siamo 12 a 16 per il momento. Allora, establish. La tristezza di questo. Di questa cosa è infinita. Di questo cos'era quell'altro? Cleans. Cleans, sì. Allora, cleans l'abbiamo detto piccolo. Sì. E quell'altro un po' più big. Oh, Cipini, tu ne hai due. Tre. Ho scartato Arden Knight. E io ne ho due perché ne ho usati uno. Perché hai speso. Fare effetto. Ma costa due fare effetto? Sì, due, scusami. Ok, quindi hai uno. Esatto. Quindi si passa al round 2. Tac. Round 2. Punto per me, punto per te. Vediamo le mie secondarie. Containment e Establish Locus. Tu vai a 4 quindi? Io vado a 4. Tantissimi. Sì. In realtà io devo fare un Battleshock per il... Prima del Battleshock spenderò un punto comando, ti dirò. E faccio diventare l'Andrider demoniaco. Il Keyword Demone. Ok. Battleshock per il crawler, 12, sono ben a posto. E che secondaria hai? Containment ed Establish Locus. Containment è quello dei lati, no? Lati, sì. Ok. Il secondo Man's Land tu l'avevi fatto da piccolo, da 2, giusto? Sì. Ok. Ah, e tra le cose, in fase comando attivo sull'Andrider anche il Pino Penal 6. Io attivo per quel piede, lui attivo per quel piede, mi sa che non dovrà nulla, che non conosco il 5. Lui deve ancora muoversi, lui deve fare il secondo warp smith, deve farlo avanzare. Chi sei? In gamba. Quindi lui si accoda a questo. Così. Qualcosa da vedere. 18 pollici, no? Le zone schieramento quelle lunghe. Non lo so. No, non ho controllato. Se vuoi rivedere, è quello qua. Sì, ok, va bene così. Già mi basta per quello che mi serviva. Due altre riserve, soltanto il Falcon con i cosi. Io il Falcon con i cosi. In realtà qua devo trovare un modo di coprirmi. Quelle sticky, quindi in realtà no. Questi li farò avanzare. Di tre. Muoio, no, non c'è. Allora, questo mi copre fino qua. Uno lo porto qui. 9 pollici mi allungo qua. Tac. 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 Per dopo in realtà fanno tutte le... Sì, 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 sì. Le conghette. Sì, sì. Fanno il filottino. Ah, quei raptor hanno deciso di voler eliminare i falchetti. Eliminano la concorrenza. Va bene. È una carica di 6. Quindi fattibile. Potrei far scendere lui dalle riserve. Come se mi servisse qualcosa. Le spettroguardie hanno immunabile, no? A4. Spettro Ash più 4. Spettro Ash, sì, fanno 3 attacci, colpiscono al 3 perché c'è dentro il cipollino. Assolutamente. E dà anche lethal. Sì, sì. E forza 7, meno 2, 2. Spero. Se resistenza 7, armatura 2, ferite 3. Sì. Spariscono. Vediamo. Allora, fase di tiro. Mm-hmm. In realtà mi sono tolto tutte le cose per fare le missioni. Allora, visto che l'Andrea sta facendo Status Locus,
sì. Questo, il primo Forgepind buffato, tira sulle tue spettroguardie. Meno uno e si è colpita. Ah, è Lightning. Però, può essere. Sì, 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 può essere. Io può farò essere. Il mio patto scuro. Va bene. Impugnerò il contratto per darmi più uno ferire. Mm-hmm. E visto che sono entro tre dal mio generale, posso prendere pure il più uno a colpire. Uso il cavillo affascinante. Tempting addendum. Vai. Per gli inglesi. Quindi, un battleshock, c'è cioè un test di disciplina, almeno uno. A 7, 10 superato abbondantemente. Quindi sono 3 di 3 più 3, perché tu sei più di 5 modelli o più, e io blasto su 3 armi. Attivo anche il devastanti e tutto, quindi faccio proprio... Vai. Tutto. 3 di 3 più 3. 3, 3 4, 5, 5 6, 6, 9. Giusto, perché ho anche il più 3. Quindi colpisci al 2. Colpisco al 2. Vai. Ferisco al 3, perché tu hai meno 1 essere ferito. Ripeto tutto per colpire e ho... Perché al 3? Scusa, che forza hai? 10. E io ho resistenza 7. Quindi ferisco al 3. Tu hai e quindi vai al 4. E io al più 1 perché ho impugnato il contratto. Per colpire? Ferire. Ripeto okay. Per colpire perché c'è il personaggino. Vai. E c'è lui, quindi prendo sia letali che sostenuti. Allora, un critico ce l'abbiamo. E il resto si ripete tutto. Io ho una bella merda. Due criticini, questo manca, questo colpisce, quindi in realtà ritiro tutto per ferire a 3. Hai 6 sono devastanti, quindi hai 3 devastanti. Questo non ferisce, 4 salvezze al 4. A 2 non ferisce però. Quanti erano? 3. 3-2? No, 3 feriti, sì, sì, feriti. Un 2 okay. Sarà. Perdono, 3 ferite. Forse 10, per un più una ferita, questo proprio mi è sfuggito, non ho capito come è arrivato, ma va bene. Dai, quindi sono 4 totali. Sono 3, perché uno ha detto che non ferivo al 2, e 3 salvezze più 3 devastanti. Allora, 3 devastanti, non ci faccio niente, quindi sono 3 giù. E 4? 3 salvezze. A 4. Sono 4 giù. Ok. Io devo fare le mie 3 prove dei devastanti, dei pericolosi, e sono a posto. A piedi sta roba? 3. 2 perché sono ancora per 2. E quindi da passi 2 serve 4. Perché altro non mi resta da fare? No, però dopo ho ancora una carica da fare, e sarà divertente. Carica sui falchetti, dai Raptor, al 6, un 7, sono dentro. E l'altra carica, io spendo un punto comando. E il mio Venom Crawler può caricare attraverso i muri, non le unità. E dichiaro carica sia sul Prisma che sul Utarka. Al 9. Vai. 3. No. Pace. E detto questo, io sono... Quindi un cipino hai speso sto turno? Sono 2. Quindi hai speso 2? Sì. Perché ho speso un punto comando per andare demonia qualcosa e un punto comando per il... per provare la carica adesso che non è andata. Attacco i tuoi falchi. Vai. Se la nuvola non mi inganna sono 16 attacchi. 4 attacchi a testa, sono in 5, sono 20 attacchi. Farò un patto per i sostenuti. Superato con 6. Hai 6? Ho di fine 6 con tutto. Tranne i cultisti che hanno 7. Va bene. Allora, abbiamo tanti critici. 1, 2, 3, 4, 5, questo non 6. Questo non 6, questo è un bilico. Quindi, questi temporaneamente via. Questo via, questo via. E qua c'è ancora un 6, quindi sono 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Al 3. Vai. Via, via, via. Via, 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 via. Se la memoria non mi inganna, sono... Se la matematica 11, non mi inganna, sono 13. 5, 8, 13. Meno 1, danno 1. Al 5. Vai. Questi sono superati, superato, superato. I tria sono morti comunque. Superato. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. E tu hai 6 ferite in quell'unità. Sì. Non posso disingaggiare, non posso fare niente, non so neanche Warp Talons che posso mettere in riserva. Lip. Via. Io le mie cariche le ho fatte, e altro non posso fare, che non posso fare altro che passarti il turno e dire io ho fatto 2 punti di secondario. Perché volevo fare containment, ma ero fuori dalle zone che mi permettevano di farlo. Stavi flocco, ho fatto 2. Ah, linchpin, tra le varie cose facevo 8 punti perché controllavo il mio di casa più uno in esterna. Ho fatto per 4. Ok, quindi round mio, prendo 2 cipini. Sì. Vado a 4. Sì. Io sono a 3 perché ho scartato la missione. Ok. Linchpin è per quelli che controlli sono 3 punti per il tuo di casa. Ok, e qui gli altri va al 5. Quindi sono a 8. Prima, quindi tu avevi 8? Sì. Adesso il punteggio dovremmo altro. Essere 22-24 per te. Sì. Allora, io ho 1, no prisoner, assassination. Sì. Due cipini l'abbiamo presi. Sì. Ritorniamo in vita un aspetto guardia. Sì. Fai un battleshock perché sono in 3 su... No, sono in 3 su 6, quindi si è posto. Poi chi diamo il meno 1 a essere ferito? Io da 2. Guardiamo all'avatar. Ok. Sì. Vediamo. Il loro destino che mi danno i guardiani. Sì. È un 2. Penoso. E fase di comando abbiamo finito. Andiamo al movimento. Movimento. Allora, tu hai ancora 3 ferite su sta cosetta. Scusa? 3 ferite su sta cosa. Sì. Questo ha resistenza 9 uguale? 10. 10? Sì. 12 ferite era 10. E su fase 6 non cambia la mazza. Ok. Tu potresti usare un cipino. Ah no, perché devi muoverti verso. Ecco perché c'è quel close as possible. Mm-hmm. Perché non lo puoi sfruttare per sfuggire. Esatto. Devo arrivarti addosso. Questo mi fa strano che non posso entrare in mischia. Cioè, devo muovermi verso di te e ti do solo una carica più facile. Non so, non mi convince. Allora, l'autarchino. Entra dentro. Dovrebbe essere un po' più di 12, perfetto. Fermo. Vabbè. Qua le secondarie cosa avevo? No prisoner e assassination, però personaggi là in fondo, quindi allora ne ho uno in riserva e 2 dentro l'andrider. È abbastanza complicato pigliarteli. Ah no, e 2 qua che sono però non operativi per sonicini e veicoli. No, anche se distruggi l'andrider questo resta non operativo prima dell'Elbrut. Allora, aspetto guardia corno. Sì. 3. Più 4, 7, più 3, 10. Scelgo. 10. Quindi, ripeto per colpire sostenuti e letali, e colpisco solo il 6. Via. Abbiamo 2 critici. Non per niente, non si può ferire. Vi ripeto. Questo è culo. Quindi sono 5 ferite dentro e 5 tiri per ferire. Al resistenza? 4. Al 2. 9 salvezze. Meno 3 danno 3. 6 in copertura, quindi meno 2. Io devo fare... Ripetimi i numeri dei colpi. 9. Cosa dio. Almeno 2. 2, 3, 4, 5, più quante? Basta. 4, 5. Perché non posso darmi le devastanti non nella mia fase di tiro. Vabbè. Non pensavo onestamente a tutti sti colpi. No, ho messo dentro un sacco di critici, ripetendo, mi è andata di culo spropositatamente, non metto in dubbio. Mi sorprende che sono ancora riuscito a non prendere un danno di attivazione. Quello è più... Giustamente.
Gittata dell'arma 12? 12, ok. Sì, nel senso non hai melta da quella distanza. No, no. No, non ha melta proprio. Non ha melta? Ah, perché fa di 6 più 2 diretto. Direi che può bastare così per il momento. Fasi a lei il tiro. A lei la mossa. Allora, sti poveri disgraziati che non è rimasto più un Kaiser. Tre colpi sul Velon Cross, suppongo? Ah, proviamo sul ragnetto. Non ripeto niente, ripeto uno perché è Eldar. Sì, non cambia niente. Forza 6 al 5. Uno forse. Devo ripetere. No. Va bene. Il termico dell'autarca. Tutto tuo, colpisce. Colpisce. Salva 5. Vai. Sì. Questo è culo. Devo usare un cipino per usare le granate. Beh, proviamo prima l'avatar, allora vediamo cosa fa. Punto comando, mi do i fumogeni, meno uno a colpire e ho copertura. Non mi cambia niente, uso un 6, sì, colpisce il 6, general di 3, due colpi in più, quindi 3 totali. Forza? Forza 14 mi pare, adesso vado a controllare. Controlla perché se forza 12 mi ferisci con 1 e 3 metti con 2. E il 2 lo ripeti a prescindere perché c'è 16, pardon. Due ferite e vedi se fai la terza. No. Meno 4, giusto? Sì. Salverei al 6, sono in copertura per i fumogeni, salvo al 5. No, e no. Mi faccio i danni? 2 di 6 più 2. Assolutamente. 9, 10, 11, 12, 13. Io fino a prendere 6. Vai. 5, 6, 7, 11, 13. Ne ignoro ben 1! Quindi prendo 12 danni, rimane 4 ferite. Singolo rimane a 4. Oh, usi i cipini per spostarlo via. Assolutamente, quindi 6 a 2. Sì. Primo prisma, spar qua. Vai. Una robina. Sì, ripeto, 6 Eldar. Sì. A posto. Ferisci al 3. Al 3. Ferito e ferito. Tutti e due. Meno 4 sempre. Vai. Salvo 5. A posto. Altro cannone shuriken sotto, vediamo se si... No, non può, no, essere ingittata. Prima, allora l'altro prisma sempre là. Triangoli, ripeti tutti e due. Uno entra, al tre. Ripetibile. No. La lancia dei guardiani. Ma scusa, che armatura 2. Armatura 2 più 1 perché sono in copertura. Quindi a meno che non me le ignori in qualche modo. 6 meno 4 sono 2 5. 6 meno 3 salva il 4 e quello 5. Poi uno Death Jester. Beh sì, lui può farmi mortali. Sostenuti 3 perché il resto non ti serve. Saremo sostenuti 3, uno è automaticamente un 6, 2 li tiriamo. Li ripeto 1. Sono 2, 3, 1, 2, 3. 3 devastanti a 2 danni. Fino a bene 6. E prendo 4 danni giusti, quindi è distrutto. Vediamo se esplode. No, quello sarebbe stato pesante. E niente, il coso è distrutto, devo sbarcare con l'unità dentro. Lei è unità dentro. Cypher, prendo la mortale. E boh. Gli altri li tiro dopo per vedere cosa è. Okay. Tu qua per caricare soltanto l'autarca. Che cos'ha? La mandibola oppure il... No, colpisce per prima. Magic, ok. Comunque no, non funziona la mandibola sui veicoli. No, no, era per dire, visto che adesso sono tecnicamente liberi per essere caricati. Se... Stavo valutando quanto poteva aver senso tenermi indietro o venirti avanti. Ma se non hai la mandibola, forse qualcosa non mi ammazza. Allora, questo da qua... Questo qua caricherà il coso. Sì. 7 pollici. Ci sei, abbondantemente.
Basta, altre cose non ci sono. Altre cose non posso fare, fai giusto. Per ora. Potresti avere 6 attacchi a 2, forza 6, meno 2. 5, 5. 5? Uno lo ritiri per Xeller. Al 5. Uno lo ritiri. Salva il 5. No. Tirando la ferita. E farò i miei attacchi. Vai. Lui dovrebbe averne 6. 3. 6. Non faccio patti scuri perché rischio di detonarmi da solo. Colpisco il 3. Lui non dovrebbe degenerare. Venomcrawler! Corretto, non degenera. Colpisce con 4. Ferisco il 2 per forza 6. Vai. 3 ferite. Meno 1, danno 2. Danno 2. Va bene, dopo? Beh, altri combattimenti non ci sono. L'unica cosa che succede, lui guadagna un livello. Che adesso tutte le sue armi hanno più un attacco. Anche? Sì. Attacco. Una volta lo faceva anche in tiro, adesso sono in mischia. Assassination anche no. Lo tengo in realtà. Ah, ok. E l'altro è No Prisoners, che hai fatto 2 punti. Perché 2? Perché hai distrutto le 3. 1. Cioè sì, un livello. Anche se che vale 2. Ah, vai. devo fare. Allora, Cypher ha preso una ferita e quindi rimane a 4, in teoria. E devo fare le salle di tiri sugli altri. 3, 6, 10, 11. E prendo una mortale. E primaria vado a 16, perché ho quell'obiettivo là con i cultisti. E il mio di caso. E quel centrale? Quello centrale. C'è Cypher sopra, quindi sì. Va bene. Secondaria? Oh, secondaria, vediamo un po' cosa mi salta fuori. Defend Stronghold e Marked for Death. Tu devi scegliere 3 unità e se distruggo almeno una sono 5. Defend Stronghold, finisco il tuo turno. Tanto come dove sticcato così c'erano i cultisti sopra. L'obiettivo, quello là delle spettro guardie, è sticcato perché ci sono i cultisti sopra adesso. Non durerà molto questo tipo di potenza. Poi siamo al terzo contro, ha detto che il mio stregone deve entrare adesso e devo fare i miei movimenti. Lui resta fermo perché poverino non ha bisogno di grandi cose. Lui prende più una a colpire, lui prende più una a colpire perché tanto non posso darla ad altri. Movimento, dai. Allora questi qua tiro, li farò anche avanzare. 5. Tu puoi fare. Non puoi muovere la fine del mio movimento. Stavo pensando ai render. Ecco qua. E mi sa che non ci servono per quella secondaria. Tu hai ancora il Falcon da far entrare dalle 7 altre riserve? E io ho ancora un sacco di cose buffe. Quindi. Questi muovono di 7. 6. 6. 6 arrivi sull'obiettivo. E hanno C1 a testa. Sì. Ok. Ti avanzerò con i cultisti. Sì. Sì, Marker, boh, vabbè, Avatar, Farsi e Death Chest. Giustamente, sono le tre cose che non posso raggiungere. Lui si muove dietro. Bisogna che coprono tutto. Ecco. Sono anche non avanzare, ma non fa niente. Questo lui è già entro 6. La tua carica massima. Copertura, lui si mette qua. Siamo di 12, poi una carica di 10, insomma, se lo vuoi fare, fai. Riesco a passare tutto dietro. Però lui lo posso mettere più in qua, tanto sono comunque entro 3 e lui lo posso mettere. Si muovono qua così. Okay, così.
Ah, mi fa il comando di dare il fin no pay in acqua in cuina, no, a 12 pollici di raggio lo davo a lui a spararti rispetto guardie dopo 8 pollici lo muovo in avanti. Ragazzi, noi cosa facciamo? Cosa vi facciamo adesso? Sono entro tra lui. Lui non riesce ad arrivare sull'obiettivo. Il warp mi... Sì. Lui ti vede le cose, lui ti vede su. Quindi cominciamo a muovere poi fuori dal barile. Molto bene, quello resta là, quello è là, quello è là. Il Venom Crawler resta fermo perché non ha bisogno di prendersi un overwatch gratis in faccia. Ah già, però volevo andare sull'obiettivo con quell'altro, cioè foresta dietro. Senza prendermi cose stupide in bocca. Tra l'altro, un punto comando a me, un punto comando a te. Marco, io penso di poter dire di aver finito la fase di movimento. Se tu hai cose strane da fare, falle ora, taci per sempre. Ti ricordo che a 12, entro 12 pollici del Cypher tutti i tuoi punti comando, cioè tutti i tuoi stratagemmi costano un punto comando in più. Questo però lo sfruttiamo, usiamo due quindi. Fantasmi? Sicuro? Perché così mi stai lasciando una carica lunga, o mi stai lasciando la possibilità di ucciderti in farsi. Fai quello che vuoi. Perfetto. Allora, fase di tiro. Cominciamo con granata sul Two Wave. Sicuramente sono un trotto. 6 dadi. 3. 6 al 4 più. 1, 2, 3, 4. Sì, sul tuo wave, sul tuo prism. Vai. Poi questo qua dietro spara a piena potenza sul tuo fire prism. Sono entro 6 da lui, sono entro lui da, entro 6 da lui, quindi un battle shock almeno, disciplina almeno 1, superato. Meno 1 a colpirlo? Assolutamente. 3 di 3 colpi, sono 6. Non ho blast. A 4. Sì, colpisco al 4, ripetibile perché sono entro 3 pollici dal, da quell'altro. E al 6 genero e faccio le pali. Come così, questi 3 li ripetiamo. Cosa posso dire? Se no, chiappa. 3 ferite e 5 ti... ho il più 1 per ferire, quindi che resistenza hai? 12. Allora. Questi tre hanno sicuramente ferito. Il 2 secondo. In dubbio. Se hai resistenza meno di 10, in realtà sì, perché ho più uno ferire in questo momento. Perché te hai più uno ferire, scusami? Perché... Per via dei, del patto? Esatto. Quando... Boh, via, dai, quanti sei? 8. Perché 8? Perché erano 3 letali anche. 3 letali. Letali sostenuti. E questo è 5. Sì. Meno 2, danno 3. Salvo, 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 salvo. 6 danni. Via. Yeah. Qual è il problema? 3. Vabbè. Ho dichiarato il pericoloso, quindi prendo 6 ferite. Non ho visto quali erano devastanti, quali no. Quindi ne prendo 6, non ho fin no pain su di lui e ancora 6 ferite. Ripeto con l'altro, stesso discorso, uguale identico. Fatto scuro. Fallito. Subisco di 3 più 1 mortale. 4. Lui però fino per le 6 questo momento. Quindi subisco 3 ferite. Vediamo dopo cosa succede. 3 di 3. Sono 7. 7. Colpisco al 4. 3 letali sostenuti. Questi 3 li ripeto. 4 letali sostenuti. E questo era un 3 quindi l'ho mancato, ferisco a 2. Quindi sono 4 più 6. Su cosa andava? Sul prisma. Via. E devo fare le mie. Hazardous prende altri 3 danni, quindi sono 6 fino a 20 totali. No, sono altri 3, ha già preso 3 ferite.
Ne prende un'altra, quindi subisce 4 danni dalla sua attivazione. Ne è ancora fatto. Non trovo mai quelli che cerco. Questo. E lui ne è ancora 8. Altro tiro. Cypher spara sulla tua unità di guardiani, non attiva nessun patto oscuro. Lui ha 6 colpi di pistola Requiem, in particolare. Perché lui mi pare abbia sostenuti di base, affermativo, colpisce al 2. Colpisce tutto più 2. Forza 4. Okay. Al 3, via via via, sono 5. 5 ferite almeno 1. Danno 1. No. E poi ha 3 colpi di pistola plasma. Ne entrano 3. Perché uno genera. E ferisco il 2. Queste sono 2 ferite, meno 3 danno 2. Ok. 2 ferite. Di pistola plasma, meno 3 danno 2. Okay. Qua lancia missili sul prisma. No, ho un'icona, posso anche attivare. Posso anche attivare colpi sostenuti. Facciamo letali? Cioè, dove sei sta lancia missili? Qua. Dentro okay. Letali. Faccio colpi letali. Patto oscuro senza malus, quindi è 6. Lo fallisco, c'è l'icona, posso ripeterlo. Fallito lo stesso, di 3 mortali. 2, quindi io e lui. E lui prende una ferita. Missile crack. Manca, e non posso ripeterlo, e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 colpi di pistola regga. Uno colpisce e fa letale, 3 colpiscono e basta, ferisco il 6, 1 ferito, pipi 0. Abbiamo un crollo sparato sulle moto senza attivare niente, 14 attacchi. 4, 8, 12, 14. Colpisco il 3, a meno che tu non abbia... No, è stealth, quindi colpisco il 4. Non sei più dei 12. No, sei meno 1. No, però. No, sei un meno 1. Sì, vai. Via, 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 via. Non ho regole speciali perché non ho attivato nessun patto. Ferisco al 3. Per 2 resistenza 4. Quindi sono 2 ferite, meno 1, meno 2. A posto. Basta. Attiro perché lui ha sparato e si è fatto male. Loro hanno sparato e si sono fatti male. Loro hanno avanzato, no, lui ha sparato e non ha fatto nulla. Quelli l'hanno mosso ma non hanno armi da tiro. Lui non ha bersagli, quelli hanno avanzato, questi tanti saluti. E in realtà lui ha un requiem pesante. E penso che tirerò ai guardiani, visto che... Lui chi? L'Elbrut. Ah, perché lui è interamente dentro la rovina, quindi vede fuori e vede quelli che sono parzialmente dentro. Non attivo patti oscuri perché non mi interessa. 3 colpi al 3, direi che è pesante. Vanno a 2. Mm-hmm. Ferisco al 3, ripetibile perché è minato. Una ferita, meno 1, basta in cover, quindi più 0. Imposta. A posto. Io ho finito di sparare, credo. Quindi eventualmente cariche. Eventualmente cariche. E allora, quelle facili. Legionari sul primo. Vai. È un 3, quindi la ripeto. Cipino. Sì. Quindi. Mi serve un 6. Vai. Eccolo qua. Vedere giusto in distanza di ingaggio. Io proverò quella carica lunga sul farsier perché sono 5 punti. Vai. A 10. Penso di no. Altre cariche non posso fare in questo momento perché loro non possono caricare. E quindi combattiamo. Io. Ok. Oh, qua attiverò colpi letali per il. Come patto scuro. Al 6. Superato per questo 6. Siccome c'è il maestro delle esecuzioni e tu sei ferito, ripeto tutto per colpire. Vai. Quindi facciamo intanto le armi grosse. 6 attacchi di maestro, colpisce al 2 ripetibile, 6 fa letali, 1 letale ce l'abbiamo, dobbiamo fare i fischetti, 2 letali li abbiamo,
Fallisco il 5. Al 6 sono devastanti. Allora, 2 devastanti, 2 armature a meno 2. Difesa al 5, eh? Io ho un 3 e un 4. Perché ho fatto le 2 letali. Ah, per quello. Sì, 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 no, non ho fatto ferite tirando, ho fatto solo con le letali. Meno? Meno 2. Quindi uno dentro e quelle è una devastante. Esatto, quindi in totale ti ho fatto 4 da danno, 2 ognuno. Buttato 2 danni, 2 colpi e danno 2. 3 attacchi di maglio potenziato che è lì. Una letale, queste due le ripeto. Una letale basta, meno 2 danno 2. Ovviamente. Vai. E quindi ho 1, 2, 3 spade a catena più il tizio che tira pugni. Facciamo le 3 spade a catena. 12. Colpisco al 3, non faccio letali, ti ferisco al 6, quindi ripeto tutto. Questo è 5. No, 6. Vediamo un po' qua. 1, 2, 3 letali. Questi mancano, questi qua al 6. 3 salvezze, meno 1 danno 1. Un danno. E quindi mi rimane solo quello che devo prendere che pugni. 3 attacchi. Ripeto tutto. Una letale c'è, un tiro per ferire al 6, un'armatura allo 0. Vabbè. E fammi, dimmi quanti danni mi fai. 1. E penso che ancora i ragni siano entro 6. Ma vediamo. Opa. Ok. Altre cose non vado a fare. Consolidamente non posso ingaggiare altre unità. Mi sposto 3 pollici in qua. E io ho finito il mio turno. Market for Death. Tu cosa hai preso? Farsir, quello sì, lui. Quindi non ho fatto quello sicuro. Stronghold forse lo farai nel tuo turno, fine. Stronghold probabilmente sì, fatto. Ma vediamo. IP qua non riesce a farmene, quindi è difficile che me lo togli perché vediamo. E io in realtà sei finito nel turno, quindi non ho fatto. Ho iniziato Stronghold. E Market for Death, lo voglio tenere? Sì. Quindi tengo così le missioni e vediamo cosa succede. Ok, io faccio 3 punticini di primaria. Corretto. Ah, e mi sono dimenticato di far entrare lo stregone che deve entrare questo turno. No, in realtà entra fino al terzo round, quindi posso farlo ancora entrare con Rapid Ingress. Come vuoi, se no fallo entrare. No, no, me lo trovo con Rapid Ingress, perché fa cose buffe. Posso fare cose buffe. Più che altro dopo anche il movimento, banalmente. Tanto punti comando non è che... ti ho distrutto un'unità e il potenziamento del maestro dell'esecuzione del 5 mi fa recuperare un punto comando, tra l'altro. Sì. Ed è un 6, quindi mi prendo un punto comando, non mi serve scartare missioni per averlo extra. Overwhelming. Dove stoggi un'unità o più che controlli un obiettivo. Overwhelming force, quindi. Due cipini, no. Beh, un cipino. Quattro, e hai anche i legionari. Vai. Un 6 di loro. Sull'avatar meno 1. Ok. E altra cosa del comando, ritorna 1. Ho attivo il saltapacco dei ragni. Sì. All'1 1 si viene ciucciato la warp. No, movimento 24, meno 1 si è colpito. Perfetto. Cioè, devo tirare giù quello, questo qua. Quindi queste potrà anche star là, intanto che sia morte. Non è un grosso problema. Luigi è l'onoperative qualcosa? Lui è l'onoperative, dentro 12 gli stratagemmi ti costano più 1. Questi avanzano. Sì. Quello che devo fare altro. Quante possibilità ci sono di farti fuori 3 spettro guardie e il tizio? 2, 4, 6, 7. Tiro con lui, quello davanti. 3 di 3 più 3. 4, 5, 8 colpi. Stesso discorso di prima, patto scuro al 7,
fallito, subisco di 3 più 1, 3 mortali e io il finno bene in 6 ancora. Quindi ne prendo 2, vado a 6 ferite. Prima di cominciare. Colpisco al 6, genero e sono letali. E ripeto tutto. Ok, sono 3 critici. Quindi sono 3 ferite più 3 tiri per ferire, 2. 5 salvezze e meno 3 danno 3. Andiamo a tirare. Meno 3 danno 3 da chi? Da lui. Cover, meno 3, quindi sono meno 2, vado a 6. Non sei a 5 di vulnerabile? Non ho i vulnerabile. Non hai il vulnerabile. 3-2. Oh. Forse doveva già fare un battleshock prima, fatto. Il battleshock con le moto. Fatto. Ma no, perché erano in 7 prima di questa. Tirato, fatto, risolto. Sì. Fase movimento, direi che ho finito. A questo punto spendo un punto comando per rapid ingress. E lo stregone lo metteremo. In realtà questi hanno avanzato, io non possono più fare niente. Perché così mi ammazzerai Cypher. Pace. O lo stregone per tenerlo vicino. Fammi vedere solo un attimo dove mi conviene metterlo. Ho seminato tutti i metri così mi immagino lì. Vieni 4 tu. Tu effettivamente mi hai appena fatto vedere che puoi mettere dentro qualcosa. Faccio un po' buco, però dove va con questo? Solo un controllo di anche qua. Sono a più di 9 da lui, sono a più di 9. Ho un piedino sull'obiettivo, sono nascosto dal Death Jester. Metti tu il falco come riesci. Tiro giusti cose. Io ho già fatto l'overwatch, quindi non posso dirti nulla. Con cosa hai fatto l'overwatch? Lui si guardia. Che si è fatto il ferite da solo. Questo è un'opera di qualcosa? No. Solo 5 ferite, armatura è 4 e mi pare che una volta partita può ridurre a 0 un danno. Va bene così. La resistenza 5 e invulnerabile 4. Fammi controllare cosa fa lui. 4, 5. Sorcerer in terminato ramo. Resistenza 5, 5 ferite, invulnerabile 4, armatura 2. E lui ha una cosa. Ah, perché non gliel'avevo, mi sono dimenticato di metterglielo. Dovrebbe avere ancora un opzione stupido. Il familiare del caso, una volta per battaglia posso ridurre a zero un danno. Okay. Allora, incominciamo con le robe facili. Questi, le moto. Sì. Sparo qua. Vai. Uno niente, lo uno lo ripeta. Sì. 4 colpi dentro. A 5. 2. 3 salvezze, meno 1 immagino, la cover. Mm-hmm. Vai. A 4. Nope. 2 danni. Sì. Quell'altro spara sull'unità qua. Dati cose, un punto comando è rimasto solo, quindi non lo spenderò qua, vediamo se esplode. Nope. No. Lui spara sui legionari, 2 shurikini, sì. Uno lo ripete. Hai ripetuto per colpire sui cannoni. Non c'entra, se l'unità. Ah, è l'uno per sì, l'unità. Scusa, è l'unità. E quindi uno solo. Niente, poi il Twinked. Sì, meno uno. Meno uno, danno uno. Posei D6 Blast, 2 più 2. 2 più 1, perché ne sono già morti due. Da quando? 1 esplode. Il turno prima? Sì, sì. Uno esplode col prisma. E l'altro non mi ricordo cosa c'è. Questo non ripeto, 2 almeno 2 di 3 danni. Minchia, al 5. Primo. Un danno, uno, ovviamente. Ok. La lancia buffa. Entra, ferito, 0 AP, 3 danni però. Vabbè. Pose 3, 4, 5, 5 di 6 colpi. Dov'è il quinto? L'Esarcara 2. Sì, no, dov'è il quinto del modello? L'Esarcara 2.
2, 4, 5, 6, 10. Ma merda, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 sono 3 devastanti e 3 devastanti, 2 tremature normali, 1 ripetiamo, ovviamente no, tremature e meno niente. Quindi sono 2. 4 danni. Le farsi spara là. Sì, di 6 più 1. Qui se lo metto ancora in 5. Ma di 6 più 3 cosa? Di 6 blast. È quello del farsi. Di 6 più 3 più blast. No, sono io che mi confondo con quello di. C'è qualcos'altro, penso che abbia più 3, sai. Questo è un di 6 normale. Allora mi quindi se 5, 2, 4, 5. 5 più 1, 6 colpi. Vai. Al 3. B no, 1. Sì. No. Però. Alza 6. Al 3. Bino 1. Sì. Non si sa. Se mi sono confuso con i brain. Ovviamente 2. Meno? Meno 2, 3 di 3 danni. Il primo. 3 danni. E vediamo l'altro. Lancia missili. 2. E giricola. La lancia del destino. E no. No, sì. Colpisce. Forza 9, allora. Entra, non capi. Ho almeno uno fatto. Risolto. Vediamo cosa fa il Falcon su... Ah, il non operativo. Lui non operativo. Lui Falcon va qua, allora... Vai sul mio povero... Allora, due colpi di Pulse Laser. Sì. Uno ripeti. La no, ripeti. Uso sulla lancia. Ok. Entra. E finisce. Ferisce. E salvezza 5. Meno 3. Niente. No. Di 6 più 2, giusto? Sì, quante ferite va? 6. Via. 5 danni? Usiamo il 5, dai, via. Eliminiamolo. 7 danni? Sì. O fino appena 6. Vai. 3, 4, 5, 6, 7. Rimane una ferita. Anche il shuriken. Al 5. Binato il cannone. 1 bino, per sì, perché non l'ho ripetuto, quindi 2 meno 1, 2 danni. 2 meno 1, 2 danni. Salvo il 4. Vai. 1 sì, 1 no. Io ho ancora un singolo punto comando, ma ho ancora due Forge Fiend, quindi... Esplode. No. Ah, aspetta, no, devo fare comunque i filo... Mm-hmm. Vabbè, un filo pennello fallito, due filo pennello falliti. E... no, non esplode. Ok. Si spegne. Death Jester va su Cypher, uno usa automatico. Sì. Colpisce con entrambi, vuoi provare uno a pusciare? Uno lo ripeto. Ok. No. E ferisci al 3. 1 devastante, 2 entra, 1 lo ripeto, 2 devastanti, 2 armature meno 1. Tanto non serve perché ha 4 ferite, okay. Si prende 4. Lui non ha fino bene niente. Tu Death Jester fa sempre i buchi. Sì, Death Jester è... immorale. No, cioè è auto-in. Cioè faccio la lista, metto subito Death Jester, e Farsir e l'autarchino, subito. Dopo si vede. No, il desiderio è veramente fortissimo. Una roba, lui ha 5 ferite, una l'aveva già presa, non ha finito bene, rimane. Punto! Niente, ciao Cypher. Dovresti avere assassination di fatto. Allora, l'unica cosa del Devgester proprio non ha le granate, è l'unica cosa che rimane. Ma non gli serve, perché tanto tu ti fai più mortali che altro. Sarebbe folle quella cosa con le mortali, con anche le granate. E non stai neanche usando lo Star Weaver. No. Non è tantissimo. Scendi, spari, torni giù. Io non posso fare, non posso interagire con lui. Boh, ma intanto è già l'onore, insomma, è già difficile interagirci. Purtroppo fatto. E a sto punto lui sparerà. Io caricherei. Non ho fight first, non ti posso fare niente, anche se potessi, onestamente, faccio un cazzo. Però almeno ti prendi l'obiettivo. Boh, io non conto di ucciderli, Quanto devo ammazzarne ancora dipende, uno? Dipende effettivamente perché non ci puoi spendere il... Tanto ci... ti beh... Vabbè, sustain. Overkill. 3 colpi a 2. E forza 16. Assolutamente, vai. Sono 3 ferite. E meno 4, non posso salvare, fammi danni. Tirami i primi 2. I primi 2, se di 6 più 2, sì, quindi abbiamo capito. Al 2 più mi ammazzi anche il personaggio.
Quanto devo ammazzarne ancora dipende, uno? Dipende effettivamente perché non... Ma se non facevo il 6, capisci, non era... Cioè, te ammazzavo uno ed era risolta là. Invece facendo il 6 è andato in 9. Mi hai dato la possibilità di fallire. Vabbè. Quindi comunque Assassination è fatto, Overwhelming Force l'hai completata, però hai distrutto 3 unità sugli obiettivi, tra le varie. Mi pare che altre cose non ho da fare. A parte dichiarare una carica qua, ma anche no. Allora aspetta che andiamo ad aggiornare qua. Assassination abbiamo fatto da 5, l'overwhelming da 5. Missione per me, overwhelming force. Oh, tu vai a 2 cipini, giusto? Sì. Ok. Di primaria cosa hai fatto? 13. Scusa, non 13, 8, perché ho il mio obiettivo di casa più quello di centro, perché c'è lo stregone sopra appena arrivato. Ok, e secondario cosa hai piccato? Marked for death ce l'ho ancora, non la posso scartare perché non l'ho scartata prima. E completo defend. Avevi fatto il defend da 3 punticini. E mi è venuta fuori overwhelming force. Overwhelming, quindi devi uccidere robe che è mie, che controlla obiettivi. Esatto, in questo momento hai soltanto i guardiani e le spettro spade. Allora, fase comando, l'Elbrut prende più una a colpire, il Forgebind prende più una a colpire. Lo riparo di 3, recupera una ferita. Fava 7. L'Elbrut non ha subito danni, questo non c'entra più. Devo fare i miei movimenti. Cosa facciamo? Perché adesso mi prendo un avatar in faccia e non ci posso fare assolutamente niente. Cosa sei, in movimento? Io sto finendo, sono ancora nella fase comando, non ho cominciato a muovere. Ok, quindi siamo al quarto comando. Esatto, puoi passare al movimento perché altre cose la fase comando non ho da fare. Questo Forgebind qua prende fino a 6. Ok, io prendo un cipino, quindi vado a 2 anche. Sì, tu qua ti sei messo dietro, quindi non ti posso raggiungere. Muovo di 5, la carica eventualmente sarebbe di 10. Siamo 12 noi, siamo 5 qua. Facciamo 5 così, che mi resta comunque sull'obiettivo. E ti tiro su di lui. Ora mi tolgo la visione degli spettri, che mi torna comodo, perché tanto ho meno 2 all'armatura, quindi non me ne frega assolutamente niente. Ok, movimenti. Tu hai finito le riserve? Sì. Ok. Posso muovermi avanti qua. Questo lo metto sopra, ma in realtà è l'angolo sotto. Tu puoi fare il phantasm con loro? No. Sono fanteria. Sì, non sì, puoi, non sì, puoi sì, sì. Uno nemmeno uno, no? Phantasm, sì. Okay. Io questi... Devo fare il phantasm con lui, però, volendo. Con questi ti passerò oltre qua. Quanto sono? Poco più di 8. Sì, invece mi muovo qua. Dovrei essere introgettato di eventuali granate. A meno che tu non ti muovi, cosa che farai? Quasi sicuramente. Sono ingettato di granate. Appena appena. Quindi devo muovermi. Questo lo metto sotto, sono a contatto, pollice di coesione, e questo posso qua. Dunque, questo lo muoviamo lento e inesorabile verso i guardiani. Avevamo detto carica da 10, carica da 11, vabbè, ci proviamo lo stesso. Sei, entro. Ti sei mosso qualcosa? Con lo stregone, sì. Overwatch. Overwatch. Death Jester. Uno usa automaticamente dentro. Sì. Uno lo rivede. No. Resta uno. Quindi sono un colpetto. Non hai... No. Perché non puoi darti... No, perché... Forza 6 al 4 entra.
invulnerabile all'armatura al 3. Due danni. Vale. E ancora 3. Ho fatto il comando, sì, ho detto lui prendeva il pin of pain. 2 più 1 per colpire, 2 più 1 per colpire. Ritrovo un po' che posso fare grandi cose. Questo si muoverà di 6 pollici qua. Deve essere entro 3. Se io metto il culo così, tanto anche pivotando un movimento di 6. Sto facendo sicuramente meno di 6 di movimento. Riesco a vedertele? Mi sa di no. Punto più esterno è questo. Più il coso qua, in realtà sì, te le vedo giusto giusto. Ok. Quindi posso fare quello. Lui deve fare i suoi 8 pollici di movimento, quindi va 5 in avanti, così. Lo muoverò un attimo, cosa del cazzo, dove lo metto? Sono entro 3 da lui, ok. Lui è là, quello è mosso, l'Elbrut in realtà non mi serve muoverlo perché mi sta bene dove sta. Finito i movimenti, sei libero di fare fantasma. Mamma mia. Stiamo fantasma con le spettrine. Ma da, tanto ti basta un pollice per essere fuori dal mio tiro. Sai. Vabbè. Ah sì, però le cose in realtà questo me le tolto, lo stai qui. Lo teniamo fuori, che non si sa mai che torni utile. Quindi tu hai finito i tuoi movimenti. Ne ho anche il CP. Dovresti averne ancora due. Due ne avevo. Fatto, ti costa uno. No, l'ho usato prima per cosa con due. Non hai usato Fire Fade? Due ne ho. Ne avevo. Che CP hai usato, scusa? Là non hai usato CP. Non il turno che mi sono mosso con l'avatar qua, sparato, tornato indietro. Vero, quello non l'ho contato. Ok. E quindi si è a zero effettivamente. Allora, fase di tiro. Non devi vincere il caos, quello è sicuro. Questi, granata sul Death Jester. Quanto devo ammazzarne ancora? Dipende, uno. Dipende effettivamente perché non... È fine. 4 più, sul Jester sono 1, 2, 3 mortali. Sì. De granata. Resta una? E a questo punto lo stregone tira su di lui. Vai. Lui ha il suo combi requiem, perché non gli ho cambiato l'arma, colpisce al 3. Hai stealth? No. Colpisce al 4. Ferisco al 3, suppongo. 3 salvezze. Salvo. Ok. Poteri di 6 di smite senza sovraccarico. 1. Colpisco al 3. Colpito, ferisco al 3 perché ho fatto 5. Una ferita. Andato? Mm-hmm. 5 punti. Ok. Lui, il Forge Fiend, vede il Falcon, tira tutto lì. Patto scuro, impugna il contratto, fa solito tutto. Anche il caffè. Fallisce il patto scuro. Subisce di 3 più 1 mortali. Ne fa 3, fino a appena 6. 2 danni. Scende a 5 ferite. Non è abbastanza per farlo degradare. 3 di 3. 2, 4, 5. Colpisco 3. 2 letali più sostenuti.
Ripeto soltanto 2. Questi colpiscono, ferisco a 2. Che cosa stai sparando, scusa? Forge Fiend sul palco. Perché colpisce 2? Ferisco il 2 perché ho attivato patto scuro più okay. Il coso, quindi sono 5-7 ferite, almeno 3 danno 3. Perché 7? Ho visto 3 quali fatto... preferire e 2 letali prima. Io a 3 qua. Hai ragione, devo tirare ancora 2 per ferire. Vai. Perché erano anche sostenuti. 7 ferite. A posto. AP? 3. Per 6, 9. Vulnerabilità 5? No, armatura 3. È meno 3. Cover non c'è. Penso che me lo vedi pieno. Assolutamente sì. Sì, forse sì. C'era un quindi solo uno, vediamo se esplode. Fine. Non si sa. Non ho dichiarato di surriscaldarmi, quindi... Esplode, ovviamente. Ma non c'è nulla dentro, sai, quindi... 3, 4, 5. Vediamo i pozzetti dentro. Uno muore. Io eccolo qua. Tiro un 4 pistolettate laser senza 5 pistolettate. 5 pistolettate mi sa che riesco. Ah già, mi sono dimenticato, come faccio? Me ne portava. 12 arrivano con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 colpi di autogun. Due spettroguardie. 3, 6, al 4, 1, 2, 3, al 6, 0 ferite. Non mi piace. Là ti vedo con l'Elbrut. Da dopo me carica, quindi devo qua. Non so contare. 5 pistolettate su di loro. Hey. Loro hanno la rottura 3, vero? Mm-hmm. Loro al 4. 3. Hanno un 3 anche di moto? Moto, sì. Ok, e allora sono 4 pistolettate qua. Vai. 5. Al 3. Vanno 4. Al 3. Una ferita sui ragni. Ecco, almeno una sua ferita. A colpì. No, boh, vabbè, indifferente. Vai. Vai, 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 vai. Rimettilo, forse c'è indifferente, vai. No, comunque me ne ero dimenticato. Quello è un bersagli, quelli hanno sparato, quelli possono mettere 5 pistolettate sullo spettro guardi e... No, tiro una pistolettata sui... Mm-hmm. Sui file, sui draghi. E 4 pistolettate sullo spettro guardi. Ne metto dentro 2. Ferisco al 5. Una salvezza. Di Peter. Su cosa? Sullo spettro guardi. L'ha fatto. Un colpo sui draghi, colpito, ferito. A posto. Tiro, io dovrei aver finito tutto. Posso passare alle fasi di carica. Allora, sicuro come l'oro, i cultisti ti caricano il petroguardia. Mi serve un 8. Cosa mi serve? OC. 6? No. E non spendo sicuramente punti comando. Qua una carica all'8, ho giusto entro 9, qua una carica all'11. Toglierti l'obiettivo di casa non sarebbe una cattiva idea. Prendo una lata in schiena e ho finito. Una carica potrei dichiarare multi, ma loro hanno fallito e io questi qua sicuramente non ti tolgo le spettroguardie neanche se voglio. Proveremo a fare le cose bizzarre. Lui dichiara carica qua. Vai. All'8 ripetere. Togliermi i draghi vorrebbe dire togliermi un sacco di fastidi. Dopo lui muove 10, no? Sì. Quindi volendo poi arrivare da me e farmi tanta tanta bua.
Dipende cosa resta qua. Dai, spendo il tuo punto comando. Riproviamo la carica all'8. Vai. Cambio dadi. 8. Questo arriva giusto qua. E là ci siamo. Però non ho più punti comando per far niente. A questo punto i Raptor caricano solo le spettroguardie. Vai. Vale. Ci li mettiamo in contatto di basetta? No. Quindi fino a quando non ti attivi tu, il controllo è mio. Tu hai C1, no? Con le spettroguardie. Mm-hmm. Ok, allora per il momento il controllo è mio, ma tanto bisogna solo vedere finché attacchi. Qua cosa vogliamo fare? Multi? Faremo una multi. Poi così non puoi disingaggiare e sparare solo con uno. Multi su tutte e due le unità, tanto sono praticamente attaccato. Qua mi basta un 2, qua mi basta meno di 2. Noi facciamo 10. Uno lo mandiamo qua. Uno deve stare qua a fare la coesione. Uno si mette qua. Uno si mette qua. Tanto armatura il 4. Noi qua faremo fatto scuro per i sostenuti al 6, no, superato col 7, quindi sono 4 attacchi sulle moto, ne mette dentro 2, ferisce al 4. Due salvezze almeno uno. Fatto. Va bene. Sono d'accordo. 12 attacchi sull'altro. Vai. 4, 8, 12. Abbiamo sostenuto. Manca. Quindi ci buttiamo dentro. Al 3 questa volta. Via, sono 3, 7, 8 ferite, almeno uno. Sono 2, 3, 4, 5 ferite. Bene così, quindi questo consolida qua, questo consolida qua, questo consolida qua. L'obiettivo non è mio, posso andare. Bene. Non lo posso perdere. Raptor dall'altra parte. Mm-hmm. Questa volta fatto scuro, vado per letali. E un 3 e un 6 a posto. Sono 20 attacchi secchi. Vai. Quindi lasciamo fuori 4. Recupero questo qui qua. 1, 2, 3, questo però 5, e questi sono letali. Questo manca. Sono 6, 8 che mancano, 5, 13, più 7, 20, giusti, questi feriscono 5. Ne aggiungiamo ancora uno, sono 6 salvezze almeno uno. 3, 4, 5. 5 letali più una ferita. 4 per... letali. 5. 5, 5, però. Altra. Assolutamente. 2 danni. Quindi neanche la soddisfazione di uccidere una spettacolare. Altre cose. Ah, stregone, sì, ancora lo stregone. Lui dovrebbe avere 4 attacchi, se la memoria non mi inganna. Dai. Sorcerer e Terminator. Force Weapon, 4 attacchi al 3. Non faccio patti scuri che manca poco che mi uccido. Come ho già fatto e sperimentato altre volte. Al 3. Top. Va bene. Rispondi.
Cominciamo qua con il stregoncino. Okay. Stregoncino che non hai mai attaccato in vita tua, cosa fai? Dovrei fare due tacchini. Un overwhelming? Che... Ah, te vedi che ha anche il lanciafiamme, che me lo dimentico sempre lui. E vabbè, allora, prossima volta. Allora, due tacchini al 3. Sì. Uno lo ripeto. Sì. Ovviamente. Forza 3. Al 5, sì. A più niente, 3 danni. A più niente, 3 danni a posto. Ok. Dopo, là sono 2, 4 Fire Dragons. Sì, vuoi così attacchi con 2, vuoi consolidare? Beh, insomma, non serve neanche a discutere. Si porta avanti? Ah, allora, 2 attacchi a testa. Quindi c'è 8 attacchi. 3, 6, 7, 8. Colpisco il 3. Sì. Finisci al 5. Non cambia. Uno. Uno. A due. A posto. Ok. Spettro guardie sono 3, quindi 1, 2. Sì, 3 spettro guardie più 3 stregoncino. Allora, fermo prima lo stregoncino. 3 attacchi. Stregoncino, Spirit Seer. Spirit Seer dovrebbe fare 2 colpi. Al 2? Sì. Colpito, colpito. Al 2? Va bene. 1. Ma più niente. Muore. Di 3. 3 ferite. Io l'ho detto che morivo. E dopo sono 3, 6, 9. Tutti tuoi. Al 6 fai letali. 2 letal. Questo non entra, questo non va, non va. Uno lo ripete. Abilità nei raptor perché hanno qualcosa di strano. Ma non vediamo. Pierce, meno uno il battle shock per il prossimo. Ah, tu tra l'altro devi fare un battle shock all'inizio della fase di comando. Di che? Delle fase di combattimento sulle spettro guardie. Faccio, ma non cambia niente. Fallito. Probabilmente fallito. 7 ferite? 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5. Più 2 letali. Più 2. Meno 2 danno 2? Meno 2 danno 2. 3, 4, 5, 6, 7. Ne salvo 2, sono 5 morti, ora sono in 4, le avete spalmate. Che era più quello che mi... Niente, i raptor si sono schiantati amabilmente contro i codi, perché volevano avere il supporto dei cultisti, ma non sono arrivati. Ci sta. Ma intanto capita. Fatto, 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 vado al quarto mio? Direi di sì. Tu fai qualche secondario così di straforo? No, non ne avevo, avevo già fatto tutto. Ok. Allora, di conseguenza, turno quarto mio, un cipino. Mi terrò overwhelming force. Quello sono a zero, quindi non lo prende. No, vedevi, adesso tu in realtà, fase di comando, riprendi la cosa. Non devi fare il battle shock, tutto è tuo. Ah, perché sei per il turno? Vero, esatto. Vero, vero, vero. Cioè, alla fine del turno yes. tu ti ripigli. Quindi 3 più 5. Corretto. Però in realtà io potevo anche, ma no, mi sta bene di star là, in realtà. Mi sta benissimo. Sì, sì, sì. Ah, l'hai già aggiunto qua dietro? No. No, lo aggiungo adesso. Ancora... Allora, daremo di nuovo lui meno 1 se ferito. Okay. Sì. A posto. Ti aggiungo una spettro guardia? Aggiungiamo una spettro guardia. Aggiungiamone. Anche se... curi abbastanza, mi fa malissimo quella roba. Sì, adesso è fatto riuscire a sculare. Qui un nuovo di 6. Tutti i bonus. Ho preso una carica. Una carica al 9. 9. 8, perché comunque non è il punto più corto quello che misura da io. Carica all'8. Hai un 9, molto questo. Ne so. Per avere cose... Io scarterò Overwhelming alla fine del mio turno perché tanto penso di farla più e mi serve un punto comando extra. Quindi tu vai a 1, io vado a 1. E hai tirato le secondarie? Scattato. Io di primaria abbiamo detto che ho fatto 8. Vediamo le secondarie. 1, 2. Cool the Horde che però... La puoi tirare direttamente un'altra perché non ho unità. Marked e Recover Assets.
Marked e Recover Assets. Ok. Marked, ti dirò... L'Elbrut, la squadra di cultisti sul mio obiettivo di casa, e... Guardate, qualcosa di non facile da fare, ma è un po' difficile scegliere. Il mio generale. Qui puoi muovere, in realtà, aspetta. Muovere 10. 6 entro 12 per scioglierlo. Non sarà il mio generale. Ti darò l'altra unità di cultisti. Le due unità di cultisti ad Elbrut. E recover asset, devi fare un'azione per ciascuna zona del campo. Quello se ne cercando. Completi due alla fine del mio turno, fai 3 punti. Alla fine del tuo turno? Alla fine del mio turno, però. Una merda. Boh, me la tengo, ma c'è. Cosa hai marchiato? Le due di cultisti e l'Elbrut. Le due di cultisti e l'Elbrut. Sì. Va bene. Qua disingaggio e uso l'unico cipino che ho per poter... Ci sta. Sì. Bibibi. E melta 6. Quindi teniamoci il piedino qua. Questi bravi uomini, vabbè, sì, però se mi muovo tu giustamente mi fai quell'orcoccio là. Potrebbe essere difficile da gestire. Potrebbe essere un attimino complicato da tenere. Non potendo attivare i pericolosi, non posso uccidermi da soli in questa singola fase, perché al massimo prendo 4 mortali. No, non mi faccio bene. Tra l'altro anche se comunque non li elimino tutti, quindi tanto vale, non ha senso. Mi sposto là e quello è fatto. Questi qua stanno bene lì. Lui mi sposta qui. Disingaggia quindi? Sì. Ok. Sì, perché tanto adesso non devo fare il test. Ok, però aspetta, mi stai attraversando il multiply. Che poi non tu voli, tu fly. Carica di? È un 8, quindi basta un 7, quindi basta un 6, perché ho il più 1. Quindi stai dicendo che posso anche usare l'Elbrut? Yay! In che senso? Nel senso, tu mi carichi, mi disinteri, leggeggio, pace, mm-hmm. E dopo io l'Elbrut là dietro e verrò a prenderti martellata in faccia. Comunque vediamo. Sei più uno, non sei più due danni. Veicoli sui Warsblade, non male, non ho, ti fanno un'ottima. Fatto. Quelli hanno disingaggiato e spareranno. Sì. Dovrebbe bastare, in realtà. Quello a posto, quello a posto. Ricordati che un danno lo posso azzerare, però uno. Quindi bisogna vedere. Ma questi è bersagliabili, sti cosi? No, fino a quando sono entro 3 pollici da un veicolo mio, hanno... Non ho praticamente. Quante ferite ha quel 5? 5, fino a pene 6. Proviamo. Sei libero di? No. No, va bene qua. Okay. Allora, fase di movimento l'abbiamo. Finita. Fase di sparacchiamento. Fase di tiro. Allora di girato non fa niente. Lui. Sì, il... Sì, su questi. Non serve neanche 2, 3, 4, 5, 6 colpetti. Al 3. Aspettate che. E il suo blast. Ah, le farsi, scusa, pensavo stessi indicando il... No.
1, 2, 3, 4, 5. Questo qua è al giusto. Forza 6. Dio mano, però. 1. BB? 2. Al 5. A posto. E la lancia. Sì. Capisce? Ferisce? Sì. Vai. Al 3. A posto. I suoi. Questo è l'avatar. Sì. Ok, spara a chi? A loro, che è l'unica roba che vede. Usando un 2. Che diventa un 6. Che diventa un 6. Vabbè, fai di 3 sostenuti. 4 colpi, al 2. 1 lo ritiri. Lasciati. 3. Si posso togliere quello che si rifiuta di prendere lo zaino. I draghi. 1, 2, 3, 4. Non cambia niente, se tutto melta normale. Vabbè. Questo va tutto. Forza? Forza 9. Al 5. Ah, scusa, al 3. 3 salvezza 4. Vai. The Codex Astartes does not support this action. La Bright Lens qua. No, sì? Pino. No. Ovviamente. Volendo hai. No, qua c'è un uccello. No, no. Tanto era una pistola. Vabbè, ciccia, non so cosa dire. Non ha bule mentali? Va bene, fase di carica, i draghi carica il stregone. Sì. Sei dentro. Precisamente. E lui... Cosa fa l'avatarro? Usa un 5, uno su un 1, se in carica. Ok. E carica tutti e due però. Va bene. Opa. Questi sono dentro. 3 CP per interromper? No, perché te ne dovessi avere uno. No, non due. Perché non ho speso. Non ho fatto Overwatch, quindi due ne avevo, due posso usare per interrompere. Non hai fatto Overwatch, puoi fare per interrompere. In corpo a corpo cosa fa sta roba qua? Niente. Beh, l'unico parzialmente pericoloso è il Warpnet, fa 4 attacchi a forza 6, danno 1 perché tu sei un avatar. 4. E fai i draghi prima? Sì. Capisce tutto, tranne uno. Capisce tutto. Tutto. 5? 2, 4, 6. Sei ferito così a caso. Salvo al 2. Ora lo prendo. Ora lo prendo. Yeah. Dai, però hanno fatto un solito rollo. Il famiglio che mi hai ucciso con quel colpo di termico mi ha comunque sciolto un po' d'armatura, si è venuto a prendere i pugni lì. Attacca con l'avatar, puoi metterlo ad interrompere con quei due? Allora, l'avatar... Quell'altro si è rimasto con 5 ferite. Sì, e quell'altro quante ferite ha? 4 ferite il personaggio, 5 ferite il veicolo. Fammi controllare, ma sono abbastanza sicuro di sì. Orkneth ha 4 ferite, armatura 2, resistenza 4. Aegis? Invulnerabile? Eh? Ah, invulnerabile? Invulne che? Non c'è. No. Lo famo 3-3, dai. 3-3. Sul Mouthfinder, come sì, si chiama? Mouthfinder. 2 colpi dentro. 2. Non ritiri? No. Ok. Sì, questo ritiro, quell'altro non ritirerò. Allora, questo sì. Entra. Al 3. 3 salvezze. Al 5. Entra uno, fammi danni. Che nega 5. Puoi usare un punto fatto per farmi così. Lui è fino appena 6. Ah, fino appena 6. Tranquillo. Ciappa 8. 8 fino appena. Vai. Devo fare almeno 4-6 per salvare. Ne faccio uno solo. Muore. Vediamo kaboom. No. I tre attacchi sul Warsmith. A tutti. Al 2. Assolutamente. Tutti. A meno 6. 4. A 6 di che? L'interno armatura 2. Ok. Meno 4, salvo punto 6. Va bene. Non ha salvato neanche uno, è disintegrato e ci sta. Visto che è un cazzo di avatar su un personaggio. Per un pelino. Devo misurarlo prima. Va bene. Ma se, devi, se ti metti sì, non sarei riuscito a beccare tutti e due. Va bene. Boh, di secondarie non ho fatto niente. Sicuro? Perché Marked cosa avevi marcato? Le due di Jackal? Le due di il... Cosi e l'Elbrot. Quindi niente. Non hai fatto azione. No, quindi scarto il cover a fine turno. Vabbè. Così vado a un cipino e andiamo al quinto.
Turno 5, un cipino. Un cipino per recover scartato e quello. Quindi lo io ho tre punti comando, tu ne hai due. Le mie secondarie sono abbattetelo ed extend battle lines. Il più uno per colpire lo prende l'Elbrum. Oh, tu di primaria prendi 3. Se ne sono altri, non controllo altri obiettivi. No, perché qua ti sei. Non sono riuscito a prendertelo. E cosa hai detto, scusi, secondarie? Bring it down. Abbattetelo e extend battle lines. Extend. Ah, non ti ho attaccato con il mio stregone. Sì, vai. 4 attacchi al 3. Ne colpisce uno. Che ferisce al 3, mi pare. Comunque ferisce. Ripeti? Una salvezza almeno uno, danno di 3 sui tuoi... cose. No, morto. 3 danni. Hop. Ok. Armatura dell'avatar 2. Sì. Invulnerabile 4. Sì. E di mezzi danni. Sì. E ne ha ancora 14. E almeno uno è ferito. E almeno uno è ferito. Sì, è pulito. No, nessuno gli ha fatto niente. Sì. Per il momento. Tirerò 7 martellate in testa e vediamo cosa succede. Allora, Battleshock per loro. Superato. Mm-hmm. Battleshock per lo stregone. Superato. Altra cosa che posso barra devo fare. Punteggio come siamo messi. Sono sopra di 7. Quindi devo toglierti tipo tutte le suite di scuola, altrimenti non faccio niente. Io là non posso disingaggiare e sparare né far nulla. Oh, abbiamo detto lui prende più uno per colpire e altre cose non posso fare. Là siamo là. Non si riesco a. Tu hai ancora un 6 per il dado fatto. Io ho un 6 e 2 3 che posso trasformare in 6. Però ne fai uno solo alla volta. Sì. Però ho 2 6 ancora. Sì. Uno virtuale e uno vero. Tu dopo li prendi alla fine del tuo round i punti. Qua prendete voi, ti vedo, mi sposto 3 pollici qui, ti vedo. Allora come ti muovi? Io ti faccio un overwatch con l'avatar. Vai. Uso un 3 che diventa un 6. Sì, quindi fai di 3 sustain. No, scusa, andato fatto. Due. Sì, un punto comando con Gober, quindi 3 colpi, ferisce 3. Vai. Al 5. Prego. Tu li salvo uno, no. Che cool però, sì, ragazzi, porca mattina. Per un totale di 4 ferite. E non posso far nulla, quindi ne ha ancora 8. Avanzo con i Jackal. Mi serviva un 6, perciò quelli non fanno assolutamente. Ah, io non ho... scusa, non ho selezionato... No, abbattetelo e extend battle lines, ok. Quindi in realtà l'unica cosa che posso fare è il... No, mi serviva, ma con 9 non ci arrivo, perciò nulla. Lui muoverà i suoi 6 pollici, si metterà qui. Sono altro 3 da lui, quindi ho ancora non operative, per quello che servirà. E vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. Allora, fase di movimento direi. No, un cazzo finita. Intanto tu avrò ce l'hai già fatto. Proverò a mangiarti qualcosa. Io ho 2 punti comando, 3 punti comando. Quindi, fase di movimento direi che posso dire di averla finita. Market for death e abbattetelo. Fammi vedere le keyword dal Warpsmith. Perché in caso... Granate, quindi ti tiro granate sul... sull'avatar. 6 e 4 sono una mortale. Ho fatto 5, 3, 4, 3, 1, 2 e un 6. Un po' sprecato, ma non ha sempre una ferita in meno da fare. Non sono
Quindi riprendiamo la granata, una sull'avatar, 3 colpi di requiem pesante dall'Elbrot sul... Non ci metto niente dentro, non ci metto niente dentro, non preferisco che faccio nulla. Un sostenuto, 2 colpi a segno. Al 6. Ripetibile perché è binato. 2 salvette almeno, 1, danno 2. Su cosa? Sull'alta, quindi danno 1. Noi? 2 colpi di Voltgun lì, senza batti. Entrano tutti e 2, ferisco il 6. Una ferita, BB0. Posto. 2 colpi di pistola laser, al 4, al 6. Niente. Ok, ora lui attiva tutto quanto sugli spettro guardie. Non può ripetere per colpire perché è troppo lontano dal coso. Patto oscuro è meno 1, al 7. Fallito, subisco di 3, ma non, ho, non più 1, quindi 2 danni. Scende a 6 ferite. Tu tra le varie cose sei tornato sopra i 5 modelli? 2, 3, 4, 5, quindi 3 di 3 più 3. Attivo anche le devastanti e tutto. Allora, e sostenuti come patto oscuro, perché non ho il doppio, sono troppo lontano dal tempo. 3, 5, 6 più 3, 9. Colpi sostenuti, metto dentro 2 critici e 2 manco, quindi dentro così, però ferisco a 2, tu non hai meno 1 per essere ferito. A 6 sono devastanti, non ci sono devastanti, però sono queste ferite qui, sono 3, 8 al meno 2. Meno 1 perché sono in cover. No, meno 3 che diventa meno 2 perché sei in cover. 2, 3. 3. Io devo fare gli hazardous, sono a posto con gli hazardous. Recuperiamo dopo. 2 colpetti di pistola sul tuo Farseer. Uno va. Che ferisce. A posto. 10 colpi di pistola di autogun. Ciao cari. Ciao. Con colpi letali sulle spettro guardie. Sì, non ti ho seguito per parlare con loro, ma vai. Ho fatto un patto oscuro, superato. Sì, sì, vai, vai. Una letale sulle spettro guardie, questi feriscono al 6. Una ferita sulle spettro guardie. Stanno prendendo un sacco di plasma, poi ritornano, poi prendono altri plasma, poi non si sa. Sì, c'è personaggio. Io ho anche 5, devo dire che non sono proprio così schifissimo, Diciamo che stesso costo in punti di loro mi stanno 12 arlecchini. Niente, vado alle cariche. Elbrot? Io ho ancora un punto comando, Sì. Quindi sono dentro. Ciao. Tank shock, ciao. 3, 6, resistenza 9, al 5. Una. Sto sprecando quelle cose. Carico il Farseer. Se poi ci sono dentro. Altre cariche con loro, proverò a buttarmi sull'avatar. 4 penso di no, non posso ripetere perché ho finito i CP. Tu non puoi interrompere. No, lo warp smith lo tengo lì. Niente. Una carica sola, quindi c'è 2. Poi facciamo sul Farseer. Fammi sti 6 attacchi o quel che è. 6, 7, 8. Perché 8? 4 a testa. 4 a testa, sì, hanno spada catena. Ok. Al 3. Cos'è che difesa è a lui? Resistenza 3, armatura? Resistenza 3, invulnerabile 4. Non altro. Perché? No, giusto così, per sapere se mi conveniva fare un... Invulnerabile 4, armatura 3, 4 ferita. Armatura 6, resistenza 3. Non armatura. Sì, sì, sì. Sto pensando se mi conveniva provare a rischiare un patto scuro per sostenere. Ma no, andiamo così. Al 3. Mangiarmi le mani. Al 3. Vai. 5? 4. 4. Sto via vivo.
In teoria, come vedete? Poi media spaccata. L'Elbrut fa il suo patto scuro con tutto. Mm-hmm. Vai, fate ste ferite. Le faccio il 7. Fallito. Subisco di 3 più 1 mortale. 3. Fino appena al 6. Subisco 2. Quindi lui resta a 6 ferite. E però lui ha. Dopo avere 5 attacchi di base. Elbrut. Col martello 5 attacchi di base. Colpisci al? Al 4 più 1 colpisco al 3. Perché più 1? Perché The Watchmen. Watchmen, okay. Mi ha detto all'inizio della fase comando. Lui fa 7 attacchi perché in corpo a corpo l'impugnare contratto è da più 2 attacchi in mischia. Però l'hai fallito. Sì, vuol dire che ho preso danni. E comunque si attiva il patto scuro. Il patto scuro si attiva sempre a prescindere. Anche se fallisci il quello. Anche se fallisco il tiro. Mm. Sì, l'invocare il contratto non mi viene bloccato dal fallire. Va bene. Il patto scuro, fammi controllare. No, perché mi dà almeno uno, quindi mi rende più facile prendere le mortali, non avrebbe senso non attivarsi sul coso. Quindi 7 attacchi al 3. 7 attacchi al 3, al 6 sono, ripeto tutto per colpire, al 6 sono sia letali che sostenuti. Questo lo tengo, ritiro tutto il resto, perché c'era da un po' uno schifo. Non ci sono altri critici, però questi colpiscono, riferisco il 4. Ancora uno sì, perché ha sostegno, no? Sì, vai. Sì, sono tanto critale. Forza? Forza 14. Quindi andresti al 3, vai al 4. Vado al 4, quindi 5. 5, 6, 7, 4. 5. 3, 4, 5. Quanti danni fa sta roba? Di 6 più 1, mi pare. Se non di 6 più 2. Di 6 più 1. Uno lo passo in automatico. Sì, da dopo si fa. Sì. E questi li tagliamo. Sì, cipino però. Per ripetere? No, non ce li ho. Hai ancora uno? No. Fammi sti 3 di 6. Vabbè. Sono 6 che diventa 3, 5 che diventa 3, 3 che diventa 2. Sono 3, 3, 8. Va bene. Resta due ferite, adesso me lo disintegri, non posso più fargli niente quella volta. Ah, sono da paventa. Uffa! Fammi i tuoi attacchi e... Allora, penso di essere indebolito, sì, sì. Quindi ho almeno uno. Sì. Ok. 2, 4, 5, 6 botte. Tutte e due. Al 3. Uno ripeti, 4 attacchi dentro, finisce il 3. Forza 1000. Una resistenza 9. Uno ripeti per 6 elder. E salva il 6. Vai. Uno lo salvo, 2 di 6 più 4. 2, 4, 5, 6. Te gaffino pena. Ma perché tutte ste regole a cazzo? Vai. Vabbè. Vai. Fammeli, no? Fammeli tutti e 14 adesso. 16, oltre ai 14. 12, 6. Tutti e 16 li devi 14, fare. 7, 8, 9. 12, 15. Non piangere se ne... Vai, tutti e 16 li devi tirare. Okay, neanche uno fatto. Quindi subisco 15 danni. Esplodi. Sì. Vediamo. No. In realtà puoi andare a ingaggiarmi. Sì, però se vado a ingaggiarti non sono in carica, quindi resto esattamente dove sono. Perfetto. Qua abbiamo fatto 5 punti di Market for Death perché l'hai tenuta da prima. Sì. Quindi questa la vincerai tu perché non... Ma guarda che secondo me siamo lei là, Sì, perché quello... No, perché qua andiamo in pari. Quello lo prendo. Poi attaccato, quello comincio io. Quello guarda, ti faccio 2, 4, 6 schiaffi nelle mani. Tutti, per colpire colpisci. Ferisci a 5. Ferisci bene anche sti sono stronzi. 4, però fa... A 2. Vai. No, il fatto che però mi stai impedendo di prenderti... Boh, eliminali. Eliminali. In 8 attacchi ne hai colpito uno, Continua a colpire con uno solo, che ferisce perché ho forza 6. Sì. No. Meno uno di 3 danni. Beh, un morto. Un danno? Sì, va. Ma magari lo devi esarca che ha due ferite. No. Va bene. Quindi un morto e ti contrattacco qua col del Farsir. Sì.
Farsi, che penso abbia due attacchi, se mi ricordo bene, sì. A due? A due? No, perché ha la lancia di sticacchi a forza 3. Quindi al 5, uno rovino. Sì. Ok, niente. A posto. Fine. E tra l'altro devo fare un battleshock, ma cambia poco un cazzo. Cambierà eventualmente per dopo. Sì, perché adesso faremo un battleshock e vediamo cosa succede. Allora, tu mi devi fare. Adesso. No, aspetta, aspetta. Fine del tuo turno. Bring it down. Zero, extended. Fatto... Extend 5, sì, perché ho il mio e ho questo in mezzo e ho anche quello perché c'ho sopra lo 6. Sono d'accordo. Quindi extended. Dove sta? Qua e lo fai da 5, è maxato. Ok, quindi vado al mio quinto, prendo un cipino. Tu prendi solo genero tutti adesso. 2, bring it down, cool the horde e dagli. Extended. Devi scattarla prima, cioè. L'ho solo ripiccata, quindi vabbè. Allora, adesso faremo un paio di Battleshock, tipo, boh, ininfluente, lo farò comunque con lui. No, in realtà adesso cambio, perché se tu fallisci il Battleshock... Aspetta, adesso faccio quello intanto. Non devi fare Battleshock. Perché no? Le due ferite. Perché su 4, quindi a metà, non è sotto metà, è a posto. Sotto metà, boh, esatto. Lui? Lui è importante. Neanche per superato, il culo. Perfetto. Le aspettoguardie. Abbondante. I guardiani. Guardiani? Guardiani è la più importante, a posto. I draghi? Però... Sì, sei. I draghi 7, quindi a posto. Tutti i battleshock. Quindi abbiamo detto che mi sono preso Bring It Down e Extend Battle Line. Detto questa, le mie primarie le farò a fine del turno. Le farai a fine del turno e per questo erano importanti i battleshock. Qua quanto ci hai con ogni pupazzetto? Uno. Uno e solo? Sei. Quindi hai 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Ma sì, può darci che ti allontano più di contare. Allora, un cipollino torna. Un cipollino torna e non ci posso fare nulla. Un cp a me, un cp a te, tu ne hai due. Uno dovrei averne. Un dado destino 2, che è proprio un break. Vediamo al 2 meno 1 se è ferito al cipollone in mezzo, sì. Ok. E fase comando abbiamo fatto. Questa era la fase comando. Questa era la fase comando. Possiamo passare alla fase di movimento. Ricordati che devi prendere e recuperarti una spettroguardia. Già messa. Ah, qua dietro che non la vedo. Sì. Allora, io dovrei uccidere questi due fanciulli. Bring it down lo faccio solo uccidendo quel coso, ma da due punti. Due, sì. Tu hai abbattuto adesso di missioni? Cosa ti è venuto? Bring it down extended. Bring it down extend. No niente, questa la vinci tu. Allora, qua... Assolutamente. E la mi vedi? Qua... A Marker non ce l'ho più, quindi sono libero da quello. Marker è finito, sì, puoi fare quello che vuoi. Da questi no, quindi userò qua il cipino per... Che OC hai? Due. Ognuno? No, uno ciascuno, due totali. Quindi due? Sì, ne ammazzi uno solo e lo metti per due. Uno. Vediamo che non abbia due, quello della moto, non credo. Ma per qualche motivo. Ah, due. Vabbè, è già due. Ok. Va bene, non l'avevo pensata. Quindi disingaggio e sparo coi draghi. Ti rispetti il tuo punto comando? Uno. Loro si disingaggiano, ti spareranno su di lui. Vai. Lui, anche se muovo, puoi fare resistere il tiro con qualcosa? Il Warsmith è l'unica cosa che può avere senso. Lui ha un lanciafiammino a forza 3, un bolt gun e un pistoletta termica. Boh, ma con due ferritine... Ricordati che comunque posso darmi letali. Non posso ripetere per colpire, ma posso darmi letali. Allora, sai cosa? Hop. Va bene. Ci metto il piede sopra. Arrivi là con 7 pollici? Girando attorno alla mia vasetta? Io qua. Sì, giusto giusto. Non sono convinto, ma perché? Guarda, mi assalto, quindi ti dirò che corro. Non puoi correre, da devi leggere. Col cipino? No, perché là ti permette di disingaggiare, sparare e caricare. Ma può se essere. Fai pullback non puoi avanzare. Va bene. Tu dici che non ci arrivavo? Vabbè. Perché lì davanti al mio coso e per essere. Arrivare a 7 pollici. Cioè, più che altro devi fare quel po' di giro di basetta che ti rompi i coglioni. Bene.
A meno che tu non dici attraverso il coso, a quel punto un desperate e mi devi fare i tiri. Quello si può fare. Perché se no così prenderei 8. Al momento 60... sei a 8 più 5, sei a 13, da... quindi in realtà... Cioè, devo, in qualche modo devi non fare punti per riuscire a perdere questa partita. Perché ti basta l'extend e già sei a 60 contro 59 miei. No, già con i primari e fine turno sono a 60. Perché 3 più 1, 5, 8. Sì, a meno, in se in qualche, a meno che in qualche modo riesci a perdere quell'obiettivo, hai già vinto. Quindi puoi lamentarti. No, questo quando... sicuramente non ti carico, quindi sono tranquillo. Questo stavo pensando se andar là. Quanti colpi fa il uno di Melta, due di Volter e di 3, di 6, di lanciafiammino, forza 3. Tanta roba. No, tra avere cosa una pistola plasma, non è anche il Bolt. Magari lanciafiamme? Sì. Di 6 colpi forza 3 o 2 colpi forza 8? Di 6 a 6 ho due ferritine, eh. No, onesto non me la rischio, sono sincero. Tra le varie cose il Melta e di 3 più 2, perché 6 entro niente di digitata. E io ho ancora una battetelo, quindi... Mi regali 6 punti così? No, mi accontenterò, non farò l'extended. Sì che lo fai, questo già conta. Ah, questo se ne hanno sì, messo. Sì, sì, no, questa l'hai vinta. È vero. Beh, basta allora. Allora non mi muovo, con un altro sparo. Vai. Tiro. Allora, i draghi si sono disingaggiati e sparano due colpi su questo dragone, vediamo se lo uccidiamo. Non si sa. Sei un Elder. Colpisce. Forza 9 al 3 non si sa 2 vai al 4 e muore perché mi fai un bacca milioni di danni di 6 più meta. Poi il Wind Nye spara, anzi prima la lancetta perché per adesso ti ripeto fanculo lui di 6 del distruttore che fino adesso mi sono dimenticato di avere. Forza 5 non va, il di 6 blast sono 4 colpi. Uno. Niente. Due cannoncini shuriken. Uno. Niente. E twinked. Vai, uno meno uno. Basta. Basta. Questo qua spara sul coso. Vai. No, meglio di fare? Penso di no. Via. Di tre sostenuti. Uno, due soli. Tutti e due. Vai. Meno quattro. Ah, sei. Uno lo salvo, uno no, fammi danni. Se fai uno, lo sapevi. No. Lotto. Influenza. Abbastanza. Fine turno, 5 di quello, 3 più 1. Tu 65 finale. 5 di extend. E 8 di primario. Dovresti arrivare a 65. 65. Sono 59 vinto tu. No, secondo turno ho sbagliato un sacco di cose. Ci stava. Perché non dovevo muovermi troppo, dovevo sfruttare questo per rimanere indietro e aspettare che tu vieni qua e dopo controllare. Anche là ho sparato sull'Endrider, meglio era sparare... Era una merda di... Era meglio cose. Sparare sui Malfinder, quelli là, e che mi sono concentrato su arrivare a mettere a posto queste due cose. Tirami giù l'Endrider ti hai salvato, perché se non mi tiravi giù l'Endrider io dopo muovevo 10, sbarcavo con tutto, qua facevo ciompo del Farseer e ti ingaggiavo l'Avatar là per due turni secchi. Distruggermi l'Endrider mi ha messo un palo nel culo. Ma nì, nel senso ho sbagliato di muovermi troppo avanti prima, sono sempre quello visto. Dovevo restare un po' più indietro, aspettare che tu venissi avanti ma e dopo... Io non sono mai arrivato nel tuo zone. No, sì, quello ho visto. Troppo avanti. Dove? No, nel senso, se stavo più indietro con tutto e mi mantenevo questo e questo, tu venivi sì con l'Endrider, sbarcavi, però probabilmente ti prendevi i guardiani, via. Qualsiasi... I guardiani ti ha salvato la vita, perché senza di fatto tanti saluti che mi tiravi giù e mi uccidevi tutto il resto. Però, come andavi avanti con quelle due cose, sì, tutto il resto però te detronizzava. Tutti i tuoi cosi valevano 3 punti e non 5. Vabbè, andavo sul su con un'altra unità. Insomma, che vuol dire che quel tipo le spettrolame o i cosi o l'avatar doveva restare a guardia del coso e io ero libero di prendermi il campo. Non hai giocato, cioè, sbagliato tante cose sì, ma alla fine non hai giocato. Secondo turno, secondo me, me la potevo giocare meglio. Dopo il cazzo di... il coso e il solitario illegale.
The Jester, povero sì, The Jester. Ogni volta che spara, Bowser, 6 mortali da qua, 4 mortali da là, 18 mortali dall'altra parte. The Jester è proprio un'unità feticcio, l'Elder non esce senza ormai.